Sono riprese questa mattina di buon'ora le ricerche sul Monte Velino, nell'area della Valanga, sotto cui si teme possano essere rimasti quattro escursionisti marsicani dispersi da due giorni. È in corso una ricognizione aerea per valutare la possibilità di portare i soccorsi dall'alto. Approfittando infatti di una buona visibilità, al momento sono in volo tre elicotteri. Far scendere uomini, cani ed attrezzi consentirebbe di abbreviare i tempi per raggiungere l'area e ridurre rischi. L'area dove si concentrano le ricerche si trova infatti a 10 km a piedi dal campo base di partenza. Escluso l'uso dell'escavatore, la valanga dovrà essere perlustrata e scavata a mano con l'uso delle pale. La neve infatti, caduta incessante nella notte, unita alla pioggia e al vento, ha ricoperto il passaggio tracciato ieri nel primo avvicinamento al luogo della valanga. Gli alpini del 9° reggimento L'Aquila hanno montato intanto due tende pneumatiche riscaldate da poter usare per i briefing come ricovero o refettorio. Montata anche una postazione radio di raccordo tra campo base ed operazioni in quota. Sul posto sono presenti anche 20 alpini con mezzi fuoristrada. E intanto stamani è giunto anche il presidente della giunta Marco Marsilio, che sta seguendo l'evolversi della vicenda. Le forze del soccorso alpino stanno facendo del loro meglio, come vedete dagli elicotteri sono coinvolte tutte le istituzioni, dalla protezione civile, vigili del fuoco, la guardia di finanza. Stanno riuscendo a portare le unità cinofile in quota, sono stati realizzati dei ponti radio per poter avere collegamenti più diretti e più immediati tra la base e i soccorritori che stanno in quota. I soccorritori ci chiedono, ed è giusto che sia così, di poter lavorare serenamente, perché la situazione in quota è pericolosa e loro devono poter lavorare come sanno, con l'esperienza che hanno e ne hanno da vendere. Quindi noi naturalmente dobbiamo sostenerli con tutte le nostre energie e lasciandoli lavorare anche nella tranquillità e nella serenità, senza ingiuste pressioni. Stanno facendo tutto quello che è umanamente possibile e speriamo che possa regalarci il miracolo di farli ritornare vivi e vegeti.